balli di gruppo, quindi Aligalli, Manitosa, Flamenca, Barriga, Cha Cha Cha, Twist, tutti i balli che vanno per la maggiore nelle discoteche, nelle balere. Per i balli di gruppo bisogna avere voglia di divertirsi e un po' il senso del ritmo. A chi lo consiglieresti? Balli di gruppo a tutti. Assolutamente a tutti, è divertente, la gente arriva nei nostri corsi un po' titubante, poi dopo si apre e esce sorridente. Noi quello che facciamo è sosteniamo il reparto, aiutiamo le famiglie che adesso sono ricoverate, sosteniamo le famiglie che hanno bisogno coprendo le spese di chi viene da lontano. Copriamo borse di studio per i medici e abbiamo anche progetti di solidarietà con l'estero. Quanto tempo partecipa ai corsi di ballo WISP? Tanti anni, sono stata una delle prime. Da un anno e mezzo. Sarà 10 anni. E continuerà? Senz'altro, sì, finché reggo. Avevo voglia di fare qualcosa che mi piacesse, che mi tenesse in movimento e poi contavo molto anche sul fatto che potesse aiutarmi il cervello oltre che il fisico e in effetti le mie aspettative si sono realizzate pienamente. Il ballo è la mia passione da sempre, per mia moglie è uguale, quindi non andiamo a ballare, facciamo i corsi. E ci divertiamo, stiamo bene di salute, adesso siamo più avanti con gli anni, abbiamo anche più tempo, quindi andate a ballare. Sì, ho scelto il ballo perché mi piace, poi anche una ginnastica per stare anche in compagnia con gli altri, mi diverto tantissimo. È un modo per stare insieme agli altri, tutte persone simpatiche, chi ha la passione del ballo è più simpatico degli altri, chi non ce l'ha dispiace per lui. La direzione WISP assieme a Chiara, Simona, Stefania, Giovanna, Monica e Silvia sono onorate di donare l'importo di 4.610 euro a favore dell'associazione